So-called Mailbag, siamo qui per un nuovo episodio, nello specifico stagione 6, episodio numero 9. Come vedete io sono qui, come sempre presente, Stefano, la voce di AW Italian Podcast, al mio fianco, però un debutto, eccolo qua, finalmente dopo tanto chiacchiericcio sul web, ma sarà vero, non sarà vero, sarà lui, non sarà lui... È lui, è tutto vero, è il Gaffas, il nostro amico Edoardo. Ciao Edo, benvenuto. Ciao Stefano, grazie dell'invito, un piacere essere qui. Guarda, un piacere mio, assolutamente, ci tenevo tanto. Questa serata, per l'occasione, come puoi vedere, mi sono messo in vestaglia, ho messo anche un foulard al collo, perché giustamente bisogna... Molto elegante, oserei dire esatto, quasi professionale, esatto. Quasi. Però, insomma, bisognava fare le cose fatte bene e c'è un freddo che si abbaia, quindi ovviamente non si poteva fare altro che mettersi così. E io di abbaiare ne so parecchio, quindi... Assolutamente sì. Siamo in diretta live su Twitch, come tutti i giovedì sera. Ci potete trovare sul canale Twitch del Lato Vero del Ring dalle 21.30 circa. E siamo qua per il so-called mailbag, quindi domande che ci sono arrivate attraverso... tecnicamente due grossi canali, che sono quello del nostro gruppo Telegram, a cui ovviamente facciamo riferimento, scriviamo ogni settimana, ehi, mandateci le domande, e poi privatamente ci vengono ovviamente mandate queste domande. Inoltre abbiamo una community tab su YouTube che sfruttiamo anche per questo, oltre che per tante altre cose. Ovviamente fare le domande ha delle piccole regole, massimo tre domande a testa, se potete, inerente al mondo della All Elite e del wrestling, che può essere ricondotto ovviamente alla All Elite. Chiaro, se fate delle domande che riguardano Forbidden Door eventuali, non c'è problema. È chiaro che se mi chiedete un giudizio su un lottatore X di Impact o della WWE, magari ha meno impatto, ha meno senso, no? Pratico rispetto a quello che facciamo noi. Però tutto quello che ci volete chiedere in tema All Elite, ovviamente, è ben accetto, ben gradito. Salutiamo anche il nostro carissimo amico Ace Jesse The Body, Giampiero Sciumitto Ventura, Venturelli Acerelli, detto anche Ace e basta. Ciao caro, benvenuto. Il più forte. Lui sempre presente. Assolutamente sì. Guarda che è arrivato anche il nostro Darky, il nostro amico Dark Light, che ogni tanto cambia nome su Twitch, ma è lui. Super. Ciao caro. Io, dato che ci sei anche tu, saluterei Streamy. Io saluterei. Grandissimo Stream Elements. Assolutamente. E questo è a Marco. Oserei dire sempre presente anche lui, eh? Nei momenti che contano, lui c'è. E meno male, se non ci fosse lui sarebbe davvero un bel casino. Esatto. È un po' come come l'arena per Babbo Natale, cioè senza non è la stessa cosa. Può bere tutte le Coca-Cola che vuole, ma senza la renna Babbo Natale non è un cazzo di nessuno. Non cammina. Ma assolutamente no. Nonostante abbiamo avuto prove su prove che abbia le gambe. Streaming c'è dal giorno 1, assolutamente dal giorno 1 e anche dal giorno 0, assolutamente. Sì. Peraltro, mi sono perso qua, ecco qua, mi sono ritrovato. Direi che le due cose da dire le diciamo subito, poi partiamo a sprombattuto. Le due cose da dire sono, se siete sul canale Twitch, no, ma se siete su YouTube potete fare tre cose molto importanti. Cosa numero uno, lasciare un like. È fondamentale perché il nostro lavoro si basa sul vostro gradimento, che porta ovviamente nelle home di tante altre persone che aprono giornalmente YouTube i nostri contenuti, i nostri video. Un altro modo graditissimo per aiutarci è il commento. I commenti ci aiutano anche ad avere voglia di fare nuovi video, nuovi approfondimenti, magari per dare delle risposte più complete a chi magari solleva dei quesiti anche interessanti. Poi, terzo elemento fondamentale per noi, l'abbonamento. Sappiamo che diamo delle cose e sono cose che noi diamo per la maggior parte gratuitamente, ne diamo qualcuna in più a chi è abbonato. Ci sono delle possibilità, tre livelli di abbonamento, scegliete quello che potrebbe essere più giusto per voi, quello che vi piace di più,
Per voi è un piccolo gesto, però invece è una grande mano che ci arriva, ovviamente ci aiuta a sostenere molte delle spese che noi abbiamo, perché purtroppo ne abbiamo. E quindi eccoci qua. Le cose da dire le abbiamo dette. L'ultimo saluto prima di partire, anzi gli ultimi due saluti, il signor Kimmer, non poteva mancare ovviamente, si è anche negativizzato per essere qui. Che bello. Bravo. E ha riconosciuto l'eleganza anche lui, chiaramente. Ci mancherebbe altro. C'è anche Fabrizio. È quasi confuso lui... però di lingua, dallo spagnolo è passato al portoghese con com. Sì. E... Come as you are, una canzone famosissima in portoghese, no? Sì. Famosissima, proprio famosissima. E eccoci qua, c'è anche Draco, che puntata, ma lui non è lui, è assolutamente lui. Bene, direi quindi di partire con la prima domanda di oggi, ce la fa Mattia. Mattia ci chiede, sapendo quello che è successo a All Out, avreste fatto vincere il titolo CM Punk contro Page a Double or Nothing? Se no, come avreste fatto a continuare per poi finire il regno di Page? Ovviamente qua devi cancellare una parte di storia che è più che fondamentale. Inoltre, c'è un altro piccolo aspetto che non dobbiamo dimenticare cancellando quella parte. Che non è che All Out e Double or Nothing sono due elementi così distinti. Cioè tutta quella parte in mezzo è comunque stata propedeutica a quello che è capitato a All Out. Cioè... la vittoria di Punk del titolo contro Page e il periodo di assenza da parte di Punk ha sicuramente creato qualcosa, qualche attrito in più che poi si è visto al Media Scrum. Quindi rendiamoci conto che potrebbe essere, e dico potrebbe essere, poco andare a Double or Nothing. Ma a questo punto, Edo, tu cosa avresti fatto a Double or Nothing con la conoscenza che hai oggi? Cioè c'è il demiurgo che torna indietro e cosa fa? Allora, io in periodo Double or Nothing, ci è capitato di parlarne durante le maratone, eccetera, eccetera, ma anche prima, io ho sempre detto che mi sarei accollato volentieri CM Punk campione per il percorso che stava facendo in quel momento. E ne ero convinto, però allo stesso tempo non avrei voluto vederlo campione così presto, soprattutto togliendo il titolo a Hangman Page, perché è anche uno dei miei preferiti. Quindi rimanendo comunque della convinzione che avrei preferito vedere un regno del nostro impiccante un po' più lungo, non dico un regno da un anno e mezzo, due anni, ma leggermente più lungo magari. No, non avrei comunque dato il titolo a Punk allora, e poi col senno di poi chiaramente ovvio che non gliel'avrei dato vedendo tutto quello che è successo dopo, quindi decisamente no. Anch'io sono convinto che alla luce di quello che è successo sarei nettissimo nel togliere l'opzione addirittura Punk dal match, ok? Sì. Cioè non avrei proprio nemmeno fatto fare il match a Double or Nothing. No. Dall'altra parte... io sono convinto che abbia fatto troppo poco Hangman con il titolo, cioè non gli abbiano dato il supporto necessario per dimostrare il vero valore. Quindi, no, non avrei fatto la mossa fatta, credo indipendentemente dal Media Scrum. Il Media Scrum ovviamente toglie quell'1% di dubbio, ma ci siamo. Mattia B, invece, ci chiede, quando che si hanno dato... Non lo so, è Mattia B. Non le ho fatte io, le ha fatte Michi. Okay. Magari il dottore, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ha fatto la sintesi il buon Michi, che salutiamo e ringraziamo sempre per il grande lavoro. Sempre. Quando a Cassidy hanno dato l'opzione Dream Match, sapendo che c'era Tyson a Rampage, la mia testa li ha messi insieme sul ring. Come immaginereste un eventuale esordio di Tyson contro Cassidy? Posso? Sei il padrone di casa. Migliore. Cioè, con quanto ci ha dimostrato Tyson di essere Mark di Cassidy, verrebbe fuori una cosa spaziale. Anche se io un passaggino... Adesso prendete per stupido.
ma io un passaggino con Danhausen per Tyson glielo farei fare. Secondo me viene fuori una roba pazzesca. E se ci avete fatto caso, la voce di Mike Tyson e la carriera di Mike Tyson sono due cose che non c'entrano una se niente. Zero. Edo, vai tu con la risposta. Guarda, io faccio molta fatica ad immaginarmi una cosa del genere, perché appunto la carriera di Mike Tyson, la persona che è Mike Tyson, parlano da soli. Sappiamo chi è, sappiamo cosa ha fatto, eccetera, eccetera. Poi però effettivamente hai visto, l'hai detto anche tu, quanto è Mark di Orange Cassidy. Io mi sono divertito con un bambino guardando quel match, sia per quello che succedeva sul ring che per il commento effettivamente. Quindi non riesco ad immaginare effettivamente qualcosa, non saprei come fare il booking, se così vogliamo dire. Però sarebbe sicuramente una cosa fantastica, che non mi perderei per niente al mondo, quello è poco ma sicuro. Io tra l'altro in chiusura volevo dire che comunque Cassidy ha fatto il mio dream match con Shibata. Quindi... Sì. E che match? E che match? Sì. Più che altro perché su suolo americano Shibata, che non ha mai calcato in realtà quel tipo di wrestling, ha dimostrato di sapersi reinventare clamorosamente bene, dimostrando di essere davvero quell'uomo, quella classe cristallina che abbiamo imparato a conoscere quando era un lottatore e quando andava ogni singolo giorno a fare non il suo dovere, ma quello che amava veramente più di ogni altra cosa al mondo. Quindi grande Shibata, veramente è un'enormità e non smetterò mai di dirlo nel mondo del wrestling. C'è Fabio Cassidy, però è riuscito a grande Cassidy di fianco a lui. Sì, Cassidy ormai abbiamo capito, cioè è un piccolo fenomeno nel suo mondo. Di dare le chiavi di casa mia a Orange Cassidy dopo averlo visto con Shibata. Sì, soprattutto i giorni delle pulizie, se riesce a darmi una mano. Sì, non c'ho mai tempo. Vedi, non c'ho mai tempo io. Devo chiudere, sì. Sennò poi magari la voce. Fabio ci chiede: cosa cambiereste di Darby Allin per farlo sbocciare del tutto e diventare un main eventer? Fabio, non io Stefano, ma Fabio dice io, Fabio, sì, lui. Ci vede lui. Un gran potenziale. E ce lo vedevamo tutti. Il problema è che al terzo match ti chiedi se c'è qualcosa in più per Darby Allin e ti rispondi sì quando gli vedi fare il match con CM Punk. E da lì qualche match buono lo ha fatto, ma alla fine si cade sempre su un Darby Allin che è battuto come il tappeto la domenica mattina. Fuori dalla finestra lo batti, e quando pensi, aspetta un attimo, che forse c'è ancora un acaro, a quel punto il tappeto si ribella e con una sola mossa ti batte. È l'acaro, in realtà, non è il tappeto. È l'acaro. Quindi, cosa fare per cambiare Orange Cassidy? Darby Allin... Credo ci voglia una grossa rivoluzione mentale sua e smettere di farsi considerare da chi gli produce il match. Il match non lo decide Darby Allin, ci sono dei producer, delle persone che si mettono lì e ti dicono devi far così, in questo momento succede questa cosa, in quell'altro momento succede un'altra. I producer dovrebbero far capire a Darby Allin, o Darby Allin dire ai producer sono pronto per avere anche ogni tanto il pallino del gioco in mano, provare a vedere se è credibile lui come l'uomo che può tenere in mano un pezzo di match, mica tutto ma un pezzo. Adesso siamo proprio abituati a vedere qualche sortita, qualche fiammata molto rapida, ma poco altro. Io credo che sia un problema proprio di come viene presentato al team che poi crea la puntata, il match, come lui si presenta. Se ti presenti come io posso prendere finché volete poi faccio il comeback finale, e loro ti faranno fare quello che le prende finché ne ha e poi farà il comeback finale. Avere un po' più di amor proprio per quello che è la conduzione, questa è la mia ricetta. Ma la ricetta di Edo qual è?
Allora, la mia ricetta è pressoché identica alla tua. Aggiungo però un piccolo ingrediente, cioè un'altra cosa che dovrebbe cambiare, secondo me, è un po' anche la percezione del pubblico statunitense. Mi spiego meglio. Darby Allin è tifato, è over, uno degli atleti più over della All Elite Wrestling, a quanto possa vedere io. E il pubblico americano è molto affezionato alla classica storia dell'underdog che le prende, e poi qualcosa fa click, esplode e va a vincere. Che sì, bello, una volta, due volte, alla terza già inizia a stancarmi. Abbiamo visto che Darby Allin è un atleta validissimo per quanto mi riguarda, abbiamo visto che le cose le sa fare, che ha qualcosa da dire. E sì, deve fare quel click lui, e devono farlo anche i producer, come diceva anche Stefano, ma secondo me fin tanto che ci sarà la spinta del pubblico che vuole vedere sempre la storia dell'underdog che le prende fino a quando non lo rivoltano come un calzino, allora lì cambia tutto. Secondo me non abbiamo margini di cambiamento. Sì, possiamo vedere appunto il match con CM Punk una volta ogni tanto, il match con MJF un'altra volta ancora, e poi però torniamo a cadere sempre nello stesso punto. Quindi a me, ripeto, parlando oggettivamente, c'è del gran potenziale in Darby Allin. A me, personalmente parlando, non è mai piaciuto. Proprio perché vediamo sempre la stessa cosa, da quando ha iniziato in All Elite ad oggi. Quindi anche basta, secondo me. Sì, qui Draco dice, Sting se lo deve portare in Giappone a febbraio, lasciarlo lì e tornare a prenderlo un anno dopo. Probabilmente non torna più, nel senso che lo disintegrano, non che sia affezione voler rimanere lì, proprio non esiste più se va in Giappone per un anno. Lasciato in Noah per vederlo evaporare a sì, ciò. Sì, sì, sì. No, in Noah magari no, dove comunque i junior heavyweight sono degli heavyweight più magri, quindi picchiano come dei fabbri. Però io un giro a fare un torneo in New Japan, Best of the Super Juniors oppure la Junior Tag League, io ce lo lascerei veramente. Non è un anno, ma magari quel mese e mezzo, sì. Ace, in DDT no. In DDT no, perché non ci sono gli atleti giusti per lui. Lui deve fare quello che a un certo punto è costretto a lottare. In DDT potrebbe continuare a fare quello che sta facendo. Glielo lascerebbero fare. In New Japan no. Vogliono che tu lotti. E questo comporterebbe ovviamente un atteggiamento diverso da parte sua. E quindi così. Picchiano come dei fabbri, esatto. Questa però bisogna vedere come picchia Fabri, però. Fabri picchia fortissimo. Sì, d'altronde ha fatto karate, quindi anche lui. Lui ormai. Ormai. Lui quando si chiude il karateggi, poi vengono le scosse di terremoto, quindi cioè, Fabri è così, eh? È così. Sempre Fabio chiede, anche se non è inerente alla All Elite, Fabio, vorrei chiedervi, secondo voi, perché Raven non è esploso in major come WWE e WCW? Lo chiedo per uno dei miei wrestler preferiti e anche per uno di voi, per Fabri, sicuramente uno dei preferiti, dimmi. Io dico subito la mia, purtroppo per limiti anagrafici, non ho fatto in tempo a vederlo come si deve. Ho visto qualcosina del suo stint in TNA. Basta. Quindi io mi sollevo dall'incarico di risposta in questa domanda. Guarda, io ho ben chiaro il problema di Raven dal mio punto di vista, di persona che ha vissuto quell'epoca, ma in gioventù. Ah, considerate tutti che io vedevo Raw contro Nitro a 15, 16, 17, 18 anni.
oltre ad essere passato tanto tempo dal punto di vista proprio degli anni trascorsi da quell'epoca a oggi, io sono cambiato tanto. Però vi posso dire una cosa, Raven è sempre stato un paio di step avanti alla maggior parte delle persone. Credo che il suo essere così avanti, il suo capire così bene, il suo interpretare così bene il momento, lo abbia tenuto lontano dalla vetta, perché sarebbe stato complicato, uno, creare l'ambiente giusto attorno a lui, e due, non era visto come un main eventer. Come sempre, il pioniere è pioniere, non è colui che ti ricordi fino in fondo, ok? Banalmente, chi è arrivato e ha, che ne so, attraversato l'oceano ed è andato per la prima volta lontano, che ne so, dall'Europa agli Stati Uniti a colonizzare, non è stato il primo che ci ha provato. I pionieri sono morti in mezzo al mare. Qualcuno a un certo punto ce l'ha fatta ed è arrivato, copiando i pionieri, migliorando ciò che i pionieri avevano iniziato a fare. Quindi nell'esplorazione del mondo wrestling, Raven ha fatto cose molto avanti. Vi ricordo anche semplicemente quella volta in cui ha crocifisso un suo avversario. Nel pubblico c'era Kurt Angle, che avrebbe dovuto andare a partecipare, salutare il pubblico della ECW, e ha detto: se voi fate una roba del genere, io non vado a salutare il pubblico. Raven è dovuto uscire senza il supporto della sua gimmick a scusarsi col pubblico, e solo a quel punto è uscito Kurt Angle a salutare. Arribile. Era molto avanti. Sì, ma poi si è pensato a quello che ha fatto Kurt Angle nella sua carriera dopo, nel senso, quando ha capito effettivamente com'era il business, non ha avuto problemi a fare anche cose ben peggiori, forse, no? Sì, eppure sì, all'epoca era molto avanti Raven, probabilmente troppo per essere sostenuto effettivamente da chi avrebbe dovuto. Per alcuni non aveva il fisico giusto per essere il main eventer, per altri era troppo avanti come gimmick, perché la WCW, ragazzi, faceva delle cose molto bambinesche in fondo, non era così avanti, anzi. E quindi non, è nato nel periodo sbagliato, gli bastavano 20 anni dopo, cioè più o meno questo periodo, avremmo avuto un Raven, sì, forse anche meno, avremmo avuto un Raven strepitoso, strepitoso, strepitoso. Fabri la tocca pianissimo, WCW è riuscito a fanare Hogan. Assolutamente, assolutamente. Eccolo qua, ciao carissimo, ben arrivato. Quindi Fabri può entrare nel tag team di Shuri come manager? No, non può assolutamente. Shuri mi sto cercando. Allora, c'è una domanda rivolta essenzialmente, totalmente, completamente a Edo. Ok. Ed è una domanda... No, non devi aver paura. È una domanda che ci fa il nostro Giulio. H, Giulio Shit. Giulio Merda, come no? Domanda per Edo, che attende di essere posta da una vita intera. Qual è la tua wrestler preferita e perché proprio Chris Statlander? Allora, io faccio coming out. Dico che la mia wrestler preferita di tutti i tempi è in realtà Gail Kim. Buon gustaio. Uomo di buon gustaio, usiamo le locuzioni nella maniera corretta, per favore. Assolutamente. Però mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non posso. Siamo in fascia protetta. No, vedo scherzo. Che sulla tua schiena è uscita la scritta Welcome. Com'è possibile? Quando è arrivata la Statlander sulla tua schiena è uscita la scritta Welcome. No, ma anche sul petto, in fronte, un po' dappertutto. Cioè era un tripudio di Welcome. No, okay. Scherzi a parte, non lo so. Mi ha sempre attirato, l'ho sempre vista molto volenterosa. E questa è una cosa che mi piace da vedere, soprattutto con degli atleti nuovi, diciamo. Perché KS non è che avesse fatto tanto prima di arrivare
in All Elite, a parte lanciarsi dalle macchine in corsa e cose del genere. Mi è sembrata molto simpatica, oltre ad essere chiaramente una bellissima ragazza, però vabbè, questo è un discorso secondario, se vogliamo. Però sì, cioè, per questo. Però la mia preferita comunque rimane Gil Kim, quindi non... mi dispiace deluderti, Giulio, mi dispiace tantissimo. Sì. Giulio si riprenderà, perché comunque sapeva in cuor suo di essere il vero prediletto per KS. Quindi... Ma io sono stato il pioniere. Tu sei stato bravo, tu sei morto nel tentativo. Esatto, Giulio riuscirà. Io sono morto di calpestamento. Esatto. Non è come quel meme che ha trovato Michele, bellissimo, su Tonio Cartonio, morto di cacca addosso, che è una delle frasi più belle che onestamente mi sia mai capitato di leggere. Qua voglio... Kimmer non è stato interpellato, ma Kimmer e Giulio sono arrivati dopo. Voi siete arrivati dopo, io ci sono al giorno 1. In questa community di pazzi scatenati, anche se non appaio molto, ma io ci sono dal giorno 1. I primi a urlare che yes, fammi male, eravamo io e Fabrizio, l'insospettabile Fabrizio. E lo facevate in spagnolo, tra l'altro. Lo facevamo in spagnolo, esatto. Calpestamis, come si dice, no? Sì. Sono le parole giuste. Allora, c'è una domanda di Kimmer. Una domanda di Kimmer che è in chat, è dappertutto Kimmer, eh? È come il prezzemolo, te lo trovi in qualsiasi pietanza. Il dono dell'obliquità. Sì, è obliquo. Sì. Dopo ormai mesi, cosa ne pensate del trattamento di Satnam Singh? Alla fine non è stato il nuovo Great Khali come temevamo. E meno male. A questo proposito, ma voi... vi ricordate quel video che io ho fatto proprio riguardante Satnam Singh, in cui dicevo piantatela di pensare a Satnam Singh come il nuovo Great Khali, perché non è il nuovo Great Khali? Ora, che stiano prendendo, temporeggiando, cercando, ok, è chiaro che lo stanno usando poco, potrebbero essere due le motivazioni: uno, si sono resi conto che è ancora troppo green e sta imparando. Due, si sono resi conto che non potrà mai imparare. È possibile, eh? Nessuno qua deve difendere a spada tratta oppure sperare in Satnam Singh come il nuovo fenomeno. No, semplicemente ci stanno lavorando. Bisogna capire come hanno deciso di fare. Io credo che la sua presentazione sia stata fatta volutamente presto, per darci modo di cominciare ad abituare sia visivamente che da un punto di vista della presenza di un personaggio che comunque, mettilo oggi, mettilo domani, mettilo dopodomani, se decidi di metterlo, farà parlare di sé. E farà parlare di sé soprattutto quelli che, se dovessero spendere anche soltanto un centesimo per dirla loro, starebbero... Ma dato che è gratuito sparare merda senza pensarci, lo fanno. Tu, Edo, come sei messo con Satnam Singh? A me onestamente non dà fastidio. Fa il suo, fa quello che deve fare, cioè essere alto e minaccioso e brutto, far brutto agli altri di conseguenza, fa quello che deve fare, a me sta bene così. Poi... Non ho nemmeno tutta quella voglia di vederlo sul ring, perché non mi dà fastidio quello che fa. Poi se lo dovessimo vedere e dovesse far bene, tanto meglio. Poi sì, il paragone con Great Khali era molto semplice, perché è alto ed è indiano, quindi ovviamente la gente a prima vista può paragonarlo a lui, però sì, dice Fabri, si nasconde bene dietro a Dat, si nasconde benissimo, è proprio come quelli che si nascondono dietro al dito, no? Letteralmente. O al dit. Al Dat, sì, si nascondono dietro al Dat. Però, ripeto,
ci stanno lavorando, che continuano a lavorarci fino a quando sarà necessario. Poi, ripeto, se settimana prossima debutta e fa un incontro nella vita contro Brian Danielson, che arrivano al pareggio dopo un'ora e 45 minuti di match, tanto di cappello, sono contentissimo. So benissimo che non succederà, ma era per fare un esempio volutamente esagerato. Se no che rimanga benissimo a fare quello che fa, perché a me non dà fastidio, anzi. Certo, sono convinto che sia stata una mossa intelligente, sempre più convinto che sia stata una mossa intelligente presentarcelo subito. Sì, abbiamo digerito prima. Sono abituato all'idea di vederlo lì. Sono d'accordo. Abbiamo digerito prima la presenza e sì, poi digeriremo meglio quello che lui farà vedere sul ring, che sia buono o meno buono. Noi comunque siamo qua anche per criticare, sicuramente, sì, però come diceva giustamente Kimmer, no? Non è stato il nuovo Great Khali come temevamo. E meno male, ripeto. Siamo anche qui per non giudicare, cioè siamo qua per fare entrambe le cose, no? A volte va fatto, a volte non va fatto. E quando non conosciamo, giudicare è sbagliato. Io sono andato a vedere Wakanda Forever e c'è Namor, il personaggio di Namor, che ovviamente hanno cambiato la backstory e non è uguale a quella del Namor originale. Tu non puoi capire, io sono andato a vedere dopo aver visto il film, tu non puoi capire quanti commenti prevenuti solo per il fatto che si sapeva, per chi aveva letto anticipazioni e così via, che non era l'originale, come se ci fosse un originale da salvaguardare per forza, no? Ecco, i commenti di questo tipo non hanno valore, non ce l'hanno per la nazionalità e l'etnia di Namor, non ce l'hanno per Great Khali paragonato o meno a Satnam Singh. Prima guardiamo e poi giudichiamo. Non facciamo questo. Ci penso un altro termine di paragone tra Great Khali e Satnam. Hanno entrambi lo stesso cognome. Vero. E fanno anche la stessa professione. Il palo. Cantano. Ah sì? Ok. Sing. Va bene, andiamo avanti perché Kimmer dice... Cosa ne pensate della coppiata Sky Blue e Madison Rain? Un piccolo passo in avanti per la giovane Edo. Stesso discorso di Satnam Singh, non mi danno fastidio, fanno il loro. Sicuramente è una buona occasione per Sky Blue per crescere sotto certi punti di vista, perché di certo secondo me non è Madison Rain che può insegnarle qualcosa sul lottato, però questo è un altro discorso. Però finché non, come si dice, adesso mi sfugge il termine, finché non la mandano in vacca, ecco, va bene, non mi danno fastidio, fanno il loro, avanti così. L'esperienza di Madison Rain è fondamentale per persone come Sky Blue, che hanno più potenziale di lei, ma hanno meno presenza in pubblico, sul ring, in TV. Quindi sicuramente è un passo in avanti per la più giovane, ma non è un passo che, diciamo, atterra in un terreno sicuro. È un passo, deve fare il resto. Cioè, non ti basta essere in coppia con Madison Rain, poi devi lavorare bene con Madison Rain per imparare da Madison Rain le cose che lei ti può dare, che sono ben diverse. Come diceva Edo, non è che possa insegnarle chissà che sul ring, ma stare sul ring davanti a un pubblico, una telecamera, sì. E se Sky Blue farà i passaggi che deve fare per imparare questo, che è quello che deve imparare da Madison Rain, problemi noi non avremo, anzi Sky Blue sarà sempre più brava. Io vi dico anche una cosa, senza dare spoiler alcuno, anche se questa puntata esce molto dopo, e no spoiler su Dynamite e quant'altro, ma non è stato male il match che ha fatto con Jimmy Hayter. E voi direte, grazie al cazzo c'era Jimmy Hayter. Sì, però devi fare comunque anche tu, sì, le tue cose. Non è che ti devono trascinare, anche tu devi metterci del tuo. O sei Darby Allin, oppure devi fare anche tu qualcosa di tuo. Quindi io credo che stia migliorando tanto, ed è la fiducia che ha in sé che sta facendo veramente tanto, tanto,
tanto lavoro. Per Sting. Mi dispiace, mi dispiace, carissimo, mi dispiace. Sai che lui si sta... Carolone Atomico, che è il nostro Claudio, si sta preparando i jeans come... Sì, mi ricordo. Al prossimo raduno mi si presenta con quei jeans, quindi io impazzisco a quel punto e basta. Nel caso in cui non dovessi esserci nemmeno quella volta, fatti una foto con lui da parte mia. Assolutamente, assolutamente. Non lo so, poi farò il fotomontaggio. Un foto mio, una maschera, no, qualcosa. Facciamo il fotomontaggio, non ti preoccupare, okay. Metto la tua testa sul mio corpo. E non c'è era molto più bello con la maschera o col cartonato, però va bene. È vero. La photoshoppata. No, ma farò così. Farò il cartonato, mi piace molto. Poi Nico ci chiede invece... Baudo su Amazon, una cosa del genere. Cartonato di Pippo Baudo su Amazon, io non sì, voglio a grandezza naturale, scala 1 a 1. Non volevo sapere cos'è, ma comunque va bene. Bellissimo. Nico chiede, dopo più di 3 anni di Dynamite, sareste favorevoli ad un cambio di intro o continuereste con quella di No One Hero? Qual è la vostra intro preferita di sempre per uno show settimanale? Vado. Anch'io. Across the Nation. Eccola! Eccola, sì, beh, assolutamente. Quella è stata la più bella. Io l'ascoltavo sempre perché non avevo Sky quando era la sigla di Raw e l'ascoltavo nell'intro di SmackDown vs. Raw 2006 per la PlayStation 2 e quanto cazzo mi gasava Across the Nation, bellissimo. Un pezzone quello lì, sì. me lo ricordo con grande stima, con grande affetto. Poi in realtà... Io ve lo dico, è un po' una questione di orecchio di abitudine, però ad esempio la WWE con le musiche non ha quasi mai sbagliato, è sempre stata molto molto brava nel cercare le musiche, nel fare probabilmente i contratti giusti anche con le case discografiche, anche specialmente per mettere le canzoni nei pay per view. Ricordo che una delle canzoni più belle dei Mudvayne, che è Happy, è stata colonna sonora di un pay-per-view della WWE. Voglio dire, un pay-per-view di molti anni fa ormai. Voglio dire, avete mai ascoltato i Mudvayne? Ecco, se l'avete fatto sapete che è difficile nella loro discografia trovare una canzone bella. Sì. Ma l'unica bella, bella è stata presa dalla WWE. Quindi, cioè, ok? L'ho visti anche live. Io ne avrei almeno un'altra da nominare e non è Dig. Cioè? Forget to Remember, anche quella non è male. Ah, è vero. Qui, insomma... Ma non dobbiamo divagare troppo con la musica. Sul fatto, però, dello show settimanale, siamo d'accordo, Across the Nation? Sì, totalmente. Best intro ever. E cambieresti quella di Dynamite? Allora, in realtà, come intro, non mi dà fastidio. Mi dà fastidio negli intermezzi pubblicitari di Fight. Lì sì, la cambierei tantissimo. Come intro ci sta. Ecco, eccoli. Rampage mi fa abbastanza cagare. Anche sì. A me, parecchio. Ma la cosa peggiore di tutte è stata il cambio della sigla di Unrestricted. Oh, sì. Che comunque non è brutta come quella di Rampage, secondo me. Certo, this is Rampage, baby. Però sì. Diciamo che forse la cambierei, quella di Dynamite, a fronte di una bella, bella, bella intro song. E adesso vorrei triggerare il nostro amico Edo, dicendo che potrebbe essere una canzone sullo stile di Zombified. Ci potrebbe stare, ma non fatela fare a Ronnie Radke che ha i Falling in Reverse, vi prego. Sai che è il mio guilty pleasure di questo periodo, vero? Sì, lo so. Se che ogni tanto la devo ascoltare. Io sono molto deluso dalle tue azioni, però... Anche i migliori sbagliano, quindi
Figurati io. Esatto, figurati io. Non volevo dirlo, ma hai capito il volo. Potrebbero usare quella di Ugo De Lucia, in effetti. Io lo guardo, cioè, lo guardo già tutte le settimane Dynamite, ma se ci fosse quella di Ugo De Lucia lo guarderei di più. Sì, 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 due volte almeno. Due sì, volte. Sì, 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 almeno. Ma costa è quella di Ugo De Lucia, cioè non vorrei dire, ma... Diamine, abbiamo il fratello del flemmatico che vuole i diritti. Fratello del flemmatico non c'entra più un cazzo, ci siamo noi del lato viola, ci teniamo tutto noi. È chiaro questo, questo è chiaro. Bisogna fare buon peso a cattivo gioco, che poi ci accusano di sfruttare i lavoratori. Lascia fare, lascia fare. Sì, 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 è il fratello del flemmatico, grandissimo. È vero, come non ricordarlo. Vedi. Certo, cioè, come non ricordare lo Smart Jazz. La sigla di Dynamite non si tocca. Prima o poi. Ma non si tocca perché non puoi toccare effettivamente una canzone. Quindi esatto. Sì, hai ragione, Draco. Non si può. Quando c'era il 45 giri, forse. Ma volendo anche col CD, però non tocchi la canzone. Non è la stessa cosa. No. Però con il vinile, i solchi... No. Sì, ma comunque non stai toccando le vibrazioni dell'aria che propagano il suono, quindi non so. Io non toccherei neanche le vibrazioni se fosse... No, specialmente il cantante. Fanno cagare a spruzzo. Andiamo avanti. MF ci chiede, cosa ne pensate di questa frequente presenza di tornei in All Elite? È una cosa che apprezzo tanto perché prima di appassionarmi alle All Elite seguivo unicamente la WWE e non ero abituato ai tornei. Edo, tu sei abituato ai tornei? Ti stanno piacendo quelli in All Elite? Allora, sì, mi stanno piacendo quelli in All Elite. Anch'io non ero così poi tanto abituato ai tornei perché anch'io venivo solo da WWE, ma parliamo di 10-15 anni fa. Io ho smesso tanto tempo fa di seguire la WWE. E ho visto tanta TNA pure, quindi i tornei non è che se ne facessero più di tanti, però i tornei mi piacciono e ne vorrei di più in realtà, mi piacciono un sacco i tornei, perché fondamentalmente non hai bisogno di una storyline super complicata per mettere di fronte un atleta ad un altro. Che sì, bella la storia, belle le storie, non sto dicendo che dobbiamo abolire le storyline. Però vedi, anche solo un torneo potrebbe essere un buon innesco di una storyline tra due atleti o più. Mi piacciono, forse per me vedrei un torneo ogni settimana. Forse sto esagerando, però mi piacciono parecchi i tornei. A me manca un torneo round robin. Cioè con due tabelloni... ogni lottatore deve lottare forzatamente con tutti quelli di quel tabellone, appunti, e i due vincitori si sfidano. Una specie di climax. Sarebbe una figata. Quello manca perché in fondo è un tour de force incredibile per gli atleti, però se tu ci metti dentro anche i campioni, e lo so che adesso voi storcete il naso perché non siete abituati, però se guardate il Giappone così, ci mettete il campione che è John Moxley, perde contro Darby Allin durante il torneo, non perde quindi la cintura, ma perde durante il torneo. E quindi cosa succede? Darby Allin non vince il torneo, che magari lo vince Jungle Boy, ma Darby Allin, avendo battuto il campione, magari nel frattempo, mentre si aspetta di andare il vincitore del torneo contro il campione, Darby Allin va e sfida il campione John Moxley in virtù del fatto che durante il torneo lo ha battuto. Sì. Ovviamente match titolato, il campione è più concentrato, non è più così dentro il discorso del torneo e magari vince. Magari no. Quindi è una cosa che vedrei molto bene, manca e servirebbe un pochino. Si parla delle storyline per arrivare a kayfabe. Sì, esatto, quindi va abolito tutto. Io abolirei il wrestling.
cosa ne pensate di questa lunga faida tra Blackpool Combat Club e Jericho Appreciation Society? Non mi ha stancato, soprattutto perché TK non l'ha resa una faida invadente all'interno dello show. Credete che finirà con il four-way di Full Gear? Edo. Allora, io più che altro spero che finisca col four-way di Full Gear, perché nonostante sia abbastanza d'accordo col nostro amico MF quando dice che questa storyline ancora non l'ha stancato, tutto sommato nemmeno a me, per lo stesso motivo, però non vorrei nemmeno che la tirassero troppo per le lunghe, oltre, sarebbe già il secondo almeno pay per view, se non il terzo, vabbè, il secondo se contiamo Blood and Guts come pay per view, anche se in realtà non lo è. Però, cioè, sono già 6 mesi o poco più. Ci stanno le storyline a lungo termine, fantastico, però non puoi portarti dietro due gruppi con così tanta disparità, se capisci ciò che voglio dire. Cioè, da una parte abbiamo l'elite, perdonate il gioco di parole, del wrestling attuale. Abbiamo tra i migliori al mondo dei pazzi scatenati, e dall'altra abbiamo uno dei migliori al mondo, sicuramente uno dei miei preferiti di tutti i tempi, con una giovane stella che ha il potenziale per fare davvero bene, Anna Jay, e gli altri che insomma non valgono niente, con tutto il bene che posso volere agli altri, ma anche no. Quindi sì, bella, non mi sta dando fastidio, non mi ha stancato, sono curioso di vedere come va a finire, però dopo Full Gear anche basta, dai. Forse una o due settimane dopo posso accettare, giusto per chiudere la quadra se c'è un finale sporco o qualcosa del genere, però basta. Per me è andato avanti troppo, ma non vi faccio una previsione. Nel senso che non ho questi elementi al momento per fare una previsione, e comunque questo tipo di previsione lo faremo a ridosso del pay per view della Ring of Honor probabilmente, però molto probabilmente il primo grande campione della nuova Ring of Honor televisiva sarà Bryan Danielson. Che è un passaggio di consegne da uno come Chris Jericho, che primo campione dell'Elite, non sarebbe male, non no. Sarebbe affatto male. No, per niente. Quindi la vedo come una possibilità, poi ripeto, è presto, non ho tutti questi elementi, no? Però questo canale è il primo fan dei 2.0, no. Assolutamente no. MF ci chiede: credete che a furor di popolo, un po' come accaduto per gli Acclaimed, Ricky Starks possa arrivare un giorno, parliamo di molto più in là di un'eventuale vittoria del torneo, al titolo del mondo? Sostanzialmente, se Ricky Starks è o meno materiale per quella cintura. MF diceva anche nella sua domanda che il promo fatto allo scorso episodio di Rampage lo ha caricato, gasato, e ha detto forse è la persona giusta. Cosa ne pensi tu, Edo? Io ne penso che io a Ricky Starks darei tutte le cinture di tutte le federazioni di tutto il mondo, anche quelle che uso per tenermi sui pantaloni, senza alcun dubbio. Lo adoro, mi piace un sacco, un ottimo atleta, mi piace quello che fa sul ring, mi piace quello che fa al microfono, ha un carisma allucinante, uno showman della Madonna, però non ce lo vedo così in alto. Anzi, secondo me, io lo vedrei meglio nemmeno come inseguitore, ma proprio come uomo jolly, tra virgolette. Quello che dove lo metti fa bene,
quindi sì, farsi magari anche una run da inseguitore al titolo mondiale, però senza vincerlo. Al massimo il TNT, o anche quello della Ring of Honor, perché no? Forse quello televisivo della Ring of Honor, forse. Se andiamo avanti così, gli dai quello cruiser femminile scomparso sì, del CML. Sì, infatti, mi fermo qua. Tutti, e dico tutti, a fronte della storia giusta, possono prendere una cintura, dal mio punto di vista. Lo dico da una vita e sono convinto ancora che sia così. Cioè, se c'è una storia che sostiene Ricky Starks campione della All Elite, va bene. Se non c'è la storia, non regge nemmeno un re di vivo e ringiovanito e tutto quello che volete, Bruno San Martino. Se non c'è la storia, non c'è niente. È il motivo per cui io recrimino molto sul regno di Hangman Page, a cui hanno dato prestazioni, ma non storia. E questo è stato colpa di Tony Khan, che era molto concentrato su altro, e questa concentrazione, insomma, sapete come funziona quando voi andate in giro guardando a terra per non pestare le cacche, prima o poi un palo in fronte, non ve lo nega nessuno. La bravura sta nel guardare un po' a terra e un po' davanti. Destra, sinistra. Diventa un chitarrista. Allora, abbiamo una domanda del nostro amico che, insomma, la settimana scorsa già ha preso un po' di confidenza. Noi, è quel momento. Sì, ci tengo sempre a ringraziare, insomma, questo ragazzo, esperto della lotta, il quale è ovviamente una persona che ci segue, ci fa molto piacere. Insomma, grande passione, ma c'è qualcosina che magari non gli è chiarissimo. Giustamente fa quindi le domande, mi pare corretto. Sì. E, anzi, io invito volentieri l'esperto della lotta, se eventualmente volesse anche venire a fare un'ospitata qua con noi. Sarebbe molto volentieri. Bello, voglio esserci anch'io. Ma guarda, ti tengo. È un po', insomma, mi viene da pensare come quando si va a portare in gita i bambini, no? È un po' più problema. Però il esperto ci chiede: ma secondo lui Jade si veste da Silver? Allora, il contesto è importante. Sì. Il contesto è: Jade Cargill, per il prossimo pay-per-view, è alla ricerca di un cosplay. E quando ha avanzato la richiesta, ditemi qualcuno che potrà interpretare, John Silver si è proposto e dice: vestiti da John Silver. L'esperto della lotta, che nonostante questa sia una cosa un po' vecchia, ci arriva quando ci arriva, ha visto qualche giorno dopo questo di tweet. E quindi, con notevole ritardo, rispondiamo: sarebbe molto bello. Sarebbe bellissimo. C'è del potenziale. Sì. Ma... sì. Tra l'altro, si punzecchiano da un po', assolutamente. Però sarebbero anche una bella coppia da provare a far interagire loro due. Sì. Penserebbe molto. Immagino una Jade Cargill che se lo porta in giro come una mascotte. So perché ho questa immagine. O John Silver che si porta in giro un Jade Cargill come mascotte. Sì. In un make-a-wish per il nostro l'esperto della lotta, magari. Sarebbe molto bello. Assolutamente sì. Facciamolo succedere. Sempre lui ci chiede: secondo lui Kenny Omega sta per tornare, oppure è vera quella storia che il cane gli ha mangiato il braccio e ora non può più lottare nemmeno alla PlayStation? Allora, alla PlayStation credo che non stia lottando perché il gioco non è ancora pronto. Però no, non è vera quella storia lì. Non è stato il morso del cane,
ma è stato il morso di Ace Steel. Che peggio. Che peggio, sì. Non ho capito se ha morso il cane o se aveva morso alla fine Kenny Omega, però... però c'era un morso di Ace Steel. Sì. E intendiamo proprio un morso dato a delle carni, non che stesse indossando un morso con palla. A quindi, delle carni, non a dei cani. No, delle carni. Carni con la R. Quindi in realtà Kenny dovrebbe tornare, ora lo aspettiamo volentieri per un prossimo. Signor Stefano, secondo lui Kenny o Omega? Mega, ok. Sì, assolutamente. L'ultima domanda di oggi, sempre lui, ci chiede, secondo lui, Ten può vincere il titolo della All Elite Wrestling? So che nel wrestling le persone con problemi, come anche Regno Romano, credo intenda... l'universalmente riconosciuto campione totale mondiale Roman Reigns vincono spesso finale definitivo. Sì. Quindi Ten non lo so, però io cambiando un po' la gimmick, facendolo diventare Ben Ten, qualcosina gli farei fare, diciamo. Grazie. Sì, sono d'accordo. Quella potrebbe essere la soluzione. Bello, con l'orologio cambia gimmick ogni settimana, molto bello. Sì. Cambia anche maschera. Sì, certo. Romano Regni sta facendo il suo. Sì, è ten pure. Sì. Sì. Però se fosse Ben sarebbe molto meglio, sì. Andrebbe sono più in là di così. Sì. Bene. Ben Ten. Abbiamo terminato le domande di oggi, quindi, amici miei, il Soccer Mailbag torna puntualissimo tra 7 giorni, non mancate, venite a trovarci in live il giovedì sera alle 21.30, venite oppure a vederlo sul nostro canale YouTube da questa settimana, il lunedì. Non mancate. Noi, che non chiudiamo definitivamente, ma chiudiamo questa trasmissione per aprirne un'altra che si chiama Just Chatting, faremo 4 chiacchiere su quello che volete voi, parliamo una mezz'oretta insieme, e oltre a parlare una mezz'oretta insieme, cerchiamo di fare, diciamo, i cazzari, e il nostro Just Chatting poi finirà nel nostro... diciamo nei video riservati agli abbonati, quindi abbonatevi per vedere, se non siete in live adesso, quello che andremo a dire nel Just Chatting. Mi posso fare la giallappata? Sì. Che cambia canale e uni l'esperto della lotta. Esattamente, quindi salutiamo prima di tutto la nostra chat che è venuta, ci ha fatto compagnia anche oggi, abbiamo letto un pochino ma c'era molto di più da leggere e che erano tante le domande. Salutiamo ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito in live, tutti quelli che ci hanno seguito in differita. Io intanto volevo salutare e ringraziare il Gafas Edoardo che è venuto a trovarci e ci ha fatto compagnia. Grazie Edo. Un grande piacere, grazie a te, grazie alla chat, grazie a tutti. Grazie a Gesù Cristo pure. Pure a lui. Sì. Bene, è stato veramente un piacere anche da parte mia. So col mailbag, tra 7 giorni ci sarà Fabri, non so con chi. Ma mandate tutte le vostre domande, noi saremo qui apposta per rispondere. Grazie mille, ci risentiamo. Alla prossima.